Il problema del randagismo ad Augusta, e non soltanto ad Augusta, è un problema che abbiamo detto drammatico, comporta diverse sfaccettature. Per affrontare questo problema occorrono anche soldi, molti quattrini. Pensate che Augusta, sotto il regime commissariale della triade dei tre che ci stanno governando in questo periodo, ha stipulato una convenzione di circa 500.000 euro per il canile che ospita oltre 400 cani. I cani sono amici dell'uomo e a volte però possono anche diventare nemici dell'uomo, nel senso che questi cani, per varie ragioni, perché hanno paura, perché devono salvaguardare il territorio, perché sono addestrati in un certo modo, possono ringhiare e addirittura anche ferire. Non è il caso dell'ospite che abbiamo in studio, nel senso che non ha mai addestrato i cani a ringhiare, però si tratta del cane di Nicola Dragna, che Eddie vuole restituire al canile. Il problema adesso è questo, che è difficile restituire, perché il cane è un cane morsicatore, è stato detto, no? Quindi un cane morsicatore per sua natura, perché mi pare di aver capito che questo cane certe volte ha paura, non riconosce magari le persone, lui deve controllare quel territorio nostro. Più che altro per paura che qualcuno, un estraneo, venga ad invadere il suo territorio. Ecco, benissimo. Allora reagisce mordendo. Perfetto, nel senso che è giusto quello che stiamo dicendo. Si comporta da cane. Si comporta da cane, giustissimo. Da cane, quindi fa il suo mestiere. Faccio mestiere. Il problema però qual è? Che adesso, dopo varie vicissitudini, perché sono state persone che sono state appunto azzannate a piede, sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere, voi volete non disfarvi del cane, perché siete anche affezionati, ma volete restituirlo al canile, perché diventa oggettivamente, insomma, un problema per voi, dico bene? È un grosso problema, anche perché adesso da qualche anno ormai, due anni e mezzo che sto cercando di restituire la canina. Nel frattempo il cane ha cominciato anche a ringhiare a mia figlia, la grande, che quasi lo ha cresciuto, solo che adesso, sposandosi, è andato a vivere a casa sua, e quindi il cane la vede molto più di rado, e addirittura anche alla nipotina. Quindi comincia ad essere un grosso problema, perché il cane è stato isolato in un suo recinto e nessuno può uscire da casa, perché c'è il cane. Benissimo. Che potrebbe azzannare. Potrebbe azzannare. Allora, succede questo: in altre realtà comunali, territoriali, i cani possono essere restituiti al canile di provenienza. In altre realtà c'è anche l'incentivo del bonus, vale a dire, i cittadini, se prelevano un cane dal canile, lo portano a casa, hanno un bonus finanziario, economico, per tenere il cane per un certo tempo, un annetto credo. Qui invece nel territorio di Augusta, come di Augusta, il bonus non c'è, quindi non c'è neanche l'incentivazione. Quando, appunto, come nel caso di Nicola Dragna, uno è costretto a restituire per le ragioni che abbiamo detto, non lo può restituire. In sostanza la questione è questa, perché mi pare di aver capito che c'è un gioco al rimpallo, cioè allo scaricabarile, che è tradizionale in Italia. Adrani è andato da una parte, dall'altra. Sì, io sono andato prima a... pensavo di poterlo restituire. Pensavo di poterlo restituire al canile, dove invece mi hanno detto che era necessario, visto che il cane era microchippato, l'autorizzazione da parte del sindaco alla restituzione. Sono andato a parlare con gli addetti al servizio sanitario per quanto riguarda l'anagrafe canina, e mi hanno detto che dipendeva dal sindaco. Vado dal sindaco. Il sindaco, però, allora anni fa era un altro. Non era il prefetto. Non era il prefetto. E mi hanno detto altre cose. Il fatto sta che io è dal 2010. Mi pare che sto giocando a rimbalzo, cioè contro un muro di gomma. Ogni ente mi rimando un altro, tra canile, sindaco, azienda sanitaria, sindaco, vigili urbani, canile, cioè nessuno si prende la responsabilità, malgrado io abbia già fatto ben due richieste, non mi hanno mai messo per iscritto niente, solo detto, per cui io non posso neanche far valere come testimonianza quello che mi hanno detto. Però mi hanno detto che
devo posso restituire il cane al canile a mie spese. E questo per, è un la punto, modica, ecco, per la modica somma di 4 euro e mezzo al giorno, che per tutta la vita del cane sarebbero circa 15.000 euro. Perché c'è una previsione di vita? Oltre 10 anni, per cui... Ora, da parte mia non è accettato. Però aggiungiamo, concludiamo, Nicola Andrani è andato al commissario Puglisi, il quale commissario cosa ha risposto? Il commissario mi ha risposto che io ho fatto a seguito di una richiesta, di un'ulteriore richiesta di restituzione, volevo pervenire a un accordo, visto che il canile obbligatoriamente vuole che sia il comune a dirmi consegna il cane al canile, un fatto burocratico, un fatto burocratico per loro regolamento. Il commissario Puglisi mi ha risposto che per il nostro regolamento comunale non mi possono dare questa autorizzazione, quindi io rimango senza la possibilità di poter restituire al canile. Ho richiesto verbalmente di farli in modo che mi diano l'autorizzazione con l'obbligo del mantenimento a mie spese del cane per la permanenza del canile, e mi è stato richiesto. Non è previsto dal regolamento, non possiamo andare contro il regolamento. Perché cioè, se addirittura lei... se sto capendo bene, dice, io ve lo restituisco, però a mie spese, neanche questo. No, perché il canile vuole obbligatoriamente questa autorizzazione. Questa autorizzazione scritta da parte del comune, che non mi vogliono dare. Va bene, allora mi pare di aver capito benissimo tutta la faccenda, penso che sia chiarissima. Rimane un problema del regolamento che non è insormontabile, perché i regolamenti si possono modificare. I regolamenti sono come le leggi, possono essere annullate, modificate, riviste. Il regolamento, tra l'altro, è comunale e potrebbe anche contrastare con una legge regionale. Approfondiremo l'argomento, potrebbe, usiamo il condizionale. Però voglio dire, siccome i tre commissari, in tutte e tre, rappresentano il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco, voglio dire, potrebbero mettersi d'accordo e modificare il regolamento. È una questione, credo, di sensibilità, di cultura, di approccio verso i problemi dei cittadini. Il regolamento non è immodificabile, altrimenti finirà che, ecco, Nicola Dragna, che sta dimostrando questa sensibilità, potrebbe anche addirittura arrivare a abbattere il cane, perché il cane potrebbe essere appunto sempre più aggressivo. Sì, no, non, speriamo di no, non ci voglia non arrivare, ci assolutamente, però il cane lo sto tenendo a casa con tutti i rischi e tutti i limiti che abbiamo noi. Mi pare chiaro, quindi evidente che si può aggiungere, veramente in conclusione, signori commissari, modificate il regolamento.